Qui vediamo il video delle emissioni di fango. Ok, le fuoriuscite di fango e di idrocarburi. I materiali emessi dai vulcani sono principalmente fango, acqua, fluidi idrocarburici, ma ci possono anche essere fuoriusciti di frammenti di roccia, cioè più del 95% del fango estruso è dell'argilla litica, ma ci sono anche delle tracce dei frammenti di calcite e quarzo. Fuoriuscite d'acqua. Le fuoriuscite d'acqua da parte dei vulcanelli di fango sono associate alla sovrappressione dei fluidi in profondità a causa dell'impermeabilità o della sovrasaturazione dei sedimenti. Cioè, la sovrasaturazione dei sedimenti è basicamente che questi sedimenti, cioè, superano il livello di saturazione che è la capacità massima di fluidi che possono trattenere questi sedimenti, cioè allora non possono trattenerli più ed emigrano verso l'alto. La presenza di vie di migrazione facilita la risalita dell'acqua verso la superficie. Si è riuscita a determinare che la composizione dell'acqua che fuoriesce dai vulcanelli è simile a quella delle acque sorgive sotterranee. Attraverso gli isotopi dell'ossigeno si è riuscita a determinare che non c'è stata contaminazione da parte delle acque meteoriche, cioè. E ciò ci può dire che le acque, cioè, delle acque, cioè, vengono a crearsi a partire di dei gas esalati dalla lava. Dal magma, sì, meglio detto magma del mantello, cioè i gas del magma del mantello tendono a essere liberati e precipitano, e quando si raffreddano tendono a far precipitare dell'acqua che non viene contaminata dall'acqua delle falde che generalmente sta in superficie e che arriva da parte della precipitazione. Qui vediamo delle fotografie che ho fatto, cioè da una parte vediamo un grifone che è basicamente un piccolo conetto eruttivo che può spriggere, che erutta del fango, e poi vediamo nell'immagine qui a destra, vediamo come sono i flussi di fango che stanno uscendo da questo vulcanello. Vediamo una foto del vulcanello di fango e dall'altra parte di un vulcanello di fango abbastanza, diciamo, acclive, con una forma tipica a vulcano. E poi abbiamo un vulcano più a caldera, dove abbiamo diciamo, una specie di lago dove continuamente, molte volte sta uscendo del fango, una specie di lago sommitale, un grande cratere provocato dal collasso della bocca vulcanica. Qui vediamo che ci troviamo in una situazione inizialmente, prima dell'eruzione dei vulcanelli, ci troviamo in una prima che si aprano, che okay, si forma. Troviamo in una situazione nella quale abbiamo il blocco di roccia che si muove al di sopra, che il fluido non risale, ma siccome c'è una sorta di elasticità, cioè e i blocchi di roccia si possono muovere, allora non si frattura e questi fluidi in sovrappressione finiscono per non arrivare in superficie. Poi c'è una deposizione di sedimento, questa roccia incomincia ad essere confinata. Non si muove più, è rigida, allora i fluidi non possono essere più, diciamo, tenuti incastronati là in profondità e finiscono per fratturare questa roccia. Alla fine la roccia non può più caricare, non può più resistere alla pressione dei fluidi nel sottosuolo e finisce per rompersi il sottosuolo, cioè, finisce per emergere un flusso di fango
dalla superficie e andrà poco a poco a formare i vulcanelli di fango. Nell'immagine A vediamo un domo di fango, che è un vulcanello di fango, cioè, con la sua e le sue morfologie. Abbiamo il cratere, che può essere un calderone, un tingo. Poi abbiamo delle creste che sono come delle arete, delle dorsali, come quelle delle montagne, da parte dei vulcani, che sono delle dorsali, diciamo, con una sorta di conche di escavazioni laterali, una sorta di cerchi. Cioè, abbiamo queste creste, fianchi, che sono le zone laterali di vulcano. Poi vediamo il flusso di fango che viene con dei clasti e dei blocchi di roccia che vengono trasportati dalla profondità. Vediamo nella parte basale dell'immagine della, sì, della, dell'immagine, dell'illustrazione A, un layer di fango e di idrocarburi che tende a migrare, tende ad andare verso la superficie, si diverge in un flusso principale e poi un camino laterale, cioè dove c'è il grifone, che è basicamente, come abbiamo già detto, sono i crateri secondari. Cioè, vediamo anche in sottosuolo la faglia illustrata che può controllare e influire sull'attività del vulcanello di fango. Come si è analizzato, c'è una correlazione generalmente tra le emissioni di radon dei vulcanelli e l'attività sismica. E questo dovuto alle faglie. Cioè, poi troviamo un mud pie, cioè, che è una torta di fango, che è basicamente una sorta di stagnetto dai quali fuoriesce del fango. Non si ritrovano solo dei vulcani di fango, ma ci ritroviamo anche una sorta di piccole lagune dove fuoriescono principalmente liquidi, e non esce, qui non escono tanti fanghi, ma sono più fuoriuscite d'acqua, e perciò tendono a formarsi questa sorta di laghetti. Queste sono tutte le fonti, e fine.